Siamo arrivati quasi sulle coste e siamo carichi come cazzo di... Ma lo provai quando ci giocarono tutti ai tempi, Giuliolo. Però non mi sono mai... Non mi è mai presa così bene. Vabbè, ma sta a giorno, dai, è già finita la notte. Aspettiamo che faccia giorno. Milan, Fonseca è ad un passo. Fonseca, che... ma sono sempre le stesse cazzo di istituzioni. Ciao Tommy. Qui ci potrebbe essere una base, eh. Questa potrebbe essere una base, la potrei basizzare, ma non so come si fa. La potrei prendere io. Se andiamo sulle coste, raga, speriamo bene che troviamo qualcuno da bullizzare un pochettino. Archighe da Rosticino, portacce il fumo è un romanzo, non fallo, è criminale. Cazzo è un codelock? Ma li proteggo i più deboli, li proteggo. Sì, è così che si fa. Let's go, let's go, no. Li proteggiamo, non vi preoccupate. Perché c'è una bomboletta qua nel bosco per terra? Che è sto posto? Cos'è? Azienda agricola? Lo so, Beppe, lo so, ci ho giocato... I Godlock stanno in tutti i giochi del genere, più o meno. Anche su Ark e su Strahd. Grazie Beppe! Oh, ma scusa, ma quella è una zona militare, quindi potremmo trovare roba utile, ciotta. Fammi vedere. È l'aeroporto militare. Ma cazzoschi.
No, ragazzi, Zeb non ha detto che torna su Twitch. Vuole fare qualche live per coloro che gli vogliono bene. Non ho capito neanche se in italiano. E se vuole fare i cazzi suoi, vuole chillarsela, vuole fare queste cose un po' per staccare da TBD. Ci sta. Questo è quello che ho capito. Qui sono pieno di granate, raga, ma non c'ho lanciagranate. Quali sono quei cazzo di fucili di derivazione KA? Che è? KA che vuol dire? Basically vanilla sono. Che senso? K01. Ci stanno quelle armi? Serio, bro? Neanche il tempo di sparare. Madonna, ma svieni così. Mi hanno completamente distrutto in un istante. Che loro mi avranno visto sicuramente arrivare sin dall'inizio. Dove sto? Capirei, per ritornare là devo uscire da 500 volte. Potrei farlo, c'è il modo per farlo, vero? Cazzo. Ci sono. Che culo. Ci sono, chat. L'obiettivo mio è arrivare qua adesso. Stavo qua, tipo. Mamma mia. Dai, qualcosa troverò. Non credo che sia spawnata la roba. Despawnata. Avranno...
avranno lasciato delle cose. Se vuoi puoi andare alla mia base. Hai una base, Chiki, ma in questo server. Come hai fatto a farti una base? Io in 3 settimane che gioco non l'ho fatta. No, comunque ti ringrazio. Ma sono troppo orgoglioso per accettare la roba dalla chat. Perché gioco con altri 5 amici. Se fare qualche simulator, per forza. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Let's go ski. Yuhu. Dai, andiamo al King dell'arrosticino, dai. Ah, PS, abbiamo trovato una base praticamente fatta da altri. Li abbiamo ammazzati e ci abbiamo messo il code lock. Ah. Ma che armi avete? Tutto. Ma non ho capito, quindi voi andate nudi in giro, prendete tutto quello che trovate, sgraffignate e poi la riportate in base. Quindi la riempite così. La prima volta mi avevano sparato ma non mi hanno preso. Giusto. Sta zona è bella ciotta, sbaglio. Keep silent!
cago, ma vaffanculo. Come cazzo lo pio il Mosinaga? Che lascio? Lascio sta cappa de merda. Un pezzo di merda che m'ha ammazzato. Beh, qualcosina ho recuperato, dai. Persa roba militare, però. Almeno ho ripreso qualche arma. Lui si è lootato qua dentro e poi è venuto dentro e m'ha smazzato. Tacci tua. E là ci sarebbe qualcosina da lootare, secondo me. A Colt. I vestiti li prendo dagli zombie, vero? Non li trovo in giro, è difficile. Devo riandare fino a nord, mi rompo il cazzo a tornare in quel posto di merda! Ero quasi arrivato! Questo è un accampamento militare vero grosso, eh. Potrei andare qua. Potrei andare qui, alla Pavlov.
Che sembra... Ma questo è fumo? È il fumo? Pavlova è tossica? Ciao amore. C'ho la gas... C'ho la gas era anti-mask. La maschera anti-gas. Tutto il vestito. Che palle. Vabbè, intanto andiamo in quella direzione. Vediamo, capiamo. Ciao, Wiki. Dai nudini prendiamo bende, prendiamo cibo, voglia te. Voglia te. Ma come su Extreme Weather, Nico? Ma vai su punto esclamativo DM, c'è il data medio. Va bene, amore. Oppure tu la puoi pulire però, è la merda. Non l'ho fatta mica io. No, non è data merda, è data meteo. Cazzo, ho lasciato il mirino. No, aspetta, lo posso attaccare forse. No, sì. E forza. Tu l'hai vista, hai avuto il tempo di farci una storia, aspetti che la pulisca io. Patriarcato totale, addio. Ma non è patriarcato, semplicemente è pigrizia, punto. E me può stare là per un altro mese, eh. Va bene, Rino. Mi rompo il cazzo a pulire il vetro! Devo pulire pure la zanzariera di merda, fa schifo! Ah! Dove hanno sparato? Ormai è solidificata da parecchio, credo. Questa è una base. Hello? I come here in peace. Pissi vuol dire a pezzi. Ma scusa amore, allora facciamo bim bum bale giù? Oppure sasso, carta, forbice? E vediamo chi vince. Chi vince pulisce la... Cioè chi perde pulisce la merda. Sembra più equo. Dai. Oh. Let's go, okay. Let's go. Sono sbagliato, è stato un lapsus. Poi amore, ieri mi hai fatto vedere quel film di merda, The Ideas of You. Madonna di Dio. Uno dei film più brutti che abbia mai visto. Non parla di nulla, non sa di nulla,
noioso, scritto male, recitato male. Però c'è Anne Hathaway, mia madre. Ma come faccio ad andare sulla Prison Island? Scusami, devo nuotare? Non si può nuotare in questo gioco, chat. Allora, noi abbiamo una pistola Colt. Abbiamo tutte le munizioni sbagliate di tutte le armi. La Colt non c'ha neanche il caricatore, giusto? E forza. Ora abbiamo anche il calibro 12, che sicuramente va con questi. Questo è un pompa, giusto? Ma il pompa, ragazzi. Non c'entra dentro sti zaini, non c'ho lo zaino. Devo allargare il mio zaino del cazzo. Aspetta. Ok, adesso forse ci potrebbe entrare. Vediamo. Dove che stava? Dai, porco due, ma quanto cazzo è grosso sto fucile di merda? Ma pure questo! No, allora non va bene. Va bene, non va bene questa cosa. Allora dobbiamo andare. Dobbiamo scegliere o andare qua o andare qui. Qui non so come arrivarci. C'è
No, che momento serio. Stiamo giocando a un gioco, ma ci può stare un momento serio? Ma vaffanculo il cespuglio, Pepega. Dobbiamo arrivare laggiù, sì. Dai, proviamo. Qua c'è un'altra base, chat. Ma qua è pieno di basi, però. Guarda. Tutto conquistato. Tommy, ma che te sei pippato la cocaina? Che cazzo vuol dire quella roba che stai scrivendo? Ma che hashtag è? Tra l'altro ho finito di nuovo la scorta di cibo. Mi devo mangiare una mela. No, questi sono proiettili. Facciamoci la mela. Ma è da ieri che scrive cose strane, Tommy. Non lo comprendo. Perché? Sono stupido io? Non penso. Basta, finito il cibo. Ok. Là dobbiamo andare. Ma che cazzo di posto è? Matara. Allora, ragazzi, vi rispiego le regole del canale, perché forse non le avete lette. Tutto esclamativo regole. Non mettetevi a perculare lo streamer, perché vedete che 5-6 stronzi in chat lo fanno regolarmente. Perché loro hanno un pass. Hanno pagato 100 sub per farlo. Confermate? Sì, sono morto! Mi ha ammazzato un coglione! Ah, ma c'è il percorso. Hola. Grazie Laigo, grazie Prime. Hola. Grazie lo storto per la sub regalata a 100 sub. Non funziona così. Non fate i simpatici. Cazzo, ma come la devo fare a nuoto adesso? O c'è un percorso? Masse ai alo. Tommy, io ti giuro, ma tu sei un altro Garurumon che vivi nel tuo cazzo di mondo. Non si capisce. Parli con il Masseo. Non stai dal Masseo! Creme verde, ovviamente. Hola. Bella Damianoni.
Cos'è là? Non è. Ok. Allora, faccio una supposizione. Io non penso che la gente si faccia sto sbatti del cazzo per andare su quest'isolotto, capito? Penso sia vuoto, ma ci sia del loot buono. Ora posso controllare. Ma quella non è una base, ok. Non vedo è una base quella, mi sa. Quella è una bandiera, vero? Porco Dio. Lì? Andiamo, dai. Ma non c'è... non c'è collegamento, però. Porco due. Come faccio ad andare dall'altro lato? Me la pelù. Forse da lì. Ma come faccio a notare che c'ho quattro fucili sulla schiena? Forse da qua. No, è troppo lontano. Si può notare, siete sicuri che non si affoga, eh? Si può andare anche sotto. Bella Froy. Ragazzi, ringraziamo per il follow Cuscino di Della, che tanto è in chat. Ciao Cuscinone. E Sir Begus, benvenuti ragazzi. Che vedo sfogato? Questo gioco è strano, raga. Ah, per la temperatura. Mi è scesa la temperatura del corpo tantissimo. Zuppo, zuppo, zuppo. Ah, ma sto Mosin Nagater è danneggiato. Porco, questo mi scoppia in faccia, mi sa. Non ci ho mai avuto gli occhiali. Era una base. Vado. Domanda per gli espertoni o i giocatori potuti. Ma ha mai vinto dei premi sto gioco? Tipo, cioè, l'hanno mai premiato? Non è un walking simulator. Smettetela, sono i walking simulator sono i più belli di tutti. Ti creano proprio quell'attesa incredibile che poi sfocia nel momento in cui spari. Aspetta, qua c'è un mirino Atog. Seriamente? Poi ho chiamato sempre Atog. Acog. Merda in culo. Ma perché non me l'ha messi nel coso? Scusa, stavo con il tab aperto, perché non me l'ha messi? Dai, non mi dica è buggato. Speriamo di no. Ha vinto il premio su Steam come meglio in compagnia. Pancetta in scatola, ragazzi. Non è vero, Cuscino. Non è vero. Sei la prima volta in questo canale, Cuscino. Allora ti spiegherò brevemente le regole del canale. 1.
Non si criticano mai i giochi che fa Erdatone, perché potresti essere assaltato. Sei presente il cappottone? Te lo potrebbero fare. Che tutti quelli che vedi in chat sono tutti a favore del Erdatone, quindi raccomando. Poi i giochi che fa Erdatone non sono noiosi. Potete tirare sugli scudi per difendere il Erdatone? Sugli scudi, dai. Protettori del Erdatone, dai. Dai, su. Guarda che stronzi. Non è quello lo scudo, porco due. Sticino, portacci al pupo. È un romanzo, non portaccelo, è criminale. Scusate, che cosa cambia tra questa e questa, secondo voi? Sono due caricatori. Adesso farò una cosa molto intelligente. 45 ACP, giusto? 45 ACP. I caricatori di un'arma che non avevo più. Ah sì, c'è tangia disattivati. L'avevo disattivati prima. Cazzo, cazzo. Scusate. Quindi fatemi capire. Io non ho più quella pistola lì. Che cazzo? Ma che cazzo è? Ragazzi, non è scam. Prima stavo guardando Prima stavo guardando i video su Instagram e sono praticamente dei tangia quei cazzo di video. A che serve mettere il tangia sul tangia? Siete dei cazzo di porco due, no? Quindi l'avevo disattivato, ma mi sono dimenticato. Capito? Che forza. Che brucia. Sentite? Puro Lili testa fa un raid con 740 viewers. Ringrazialo, coglione.
Qualcuno mi ha detto che comunque questa cosa la fa in automatico, ma io non me fido. Porco di... Ehi, bombe! Ok, siamo nel carcerone. Non so, dove potremmo trovare armi nel carcere? Non credo nelle celle. Sembra un po' una stronzata. E te pare c'hanno... i celli c'hanno le munizioni. Mi aspetto di trovare armi e munizioni dove ci stanno le stanze dei... dei puliziotti. Si erano sentiti passi. Cuscino, sei nuovo, non mi fido dei tuoi consigli, mi dispiace, non ti offendere per questa cosa. Devo dare il VIP. Che senso c'ha dare il VIP a lui adesso? Chi è il cuscino? Ma che cazzo è sta cosa? Ma che è? Poi ogni giorno entrano nuove persone che scrivono in chat tutte stronzate, poi il giorno dopo non ci stanno più. Non date retta. Madonna ragazzi, io sono matto. Avete messo l'alert mentre ho tirato una granata. Mi sono cacato addosso. Siete dei cacacazzi. Porco due, che paura. Se mai fosse esploso in faccia, Cristo. Volevo vedere che facesse. Volevo vedere il coppio, capito? Madonna, qual è il problema, cazzo, se sparo? Guarda, secondo te è meglio la vica o la gemella? È meglio Federica. Land. La 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 land. La 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 land. La prossima volta io lo faccio a Dario. Dario, sai qual è il mio film preferito? Però Dario mi minaccia con i timeout lunghi. Cioè mi fa incazzare perché... capisci? Ti rovina tutto il gaming se ti toglie i timeouts. Se ti dai timeouts.
poi ho capito come fare Michael Jackson. È sbagliato. Did I jump scare you? È sbagliato. Yeah, si fa. Woo! Woo! Così è giusto, cazzo. Ma perché cazzo non me l'avete mai detto? L'ho rifatto l'altro giorno, mi hanno detto che sembro Super Mario. Ginocchiata sotto la scrivania perché sto tutto incarcato, mi sto un attimo a rilassare. Porco, mi dimentico perché è troppo realistico quel tangia, ti giuro, mi dimentico. Questo non lo posso tenere, questo quanto è largo, sono troppo grossi, ma non è possibile che siano così grossi. Comunque non so come fare, in realtà non so come cazzo fare. Grazie cuscino, benvenuto, grazie mille caro. Butta la merda, ma non c'entra, non c'entra. Devo scegliere tra questo usurato o lo Steyr Scout. Voi cosa preferireste? Questo è un 7.62x39, fucile da caccia. Questo è un 5.56x45. Per lo Scout ha il mirino. Cosa? Non si vede nulla. È termico. Ci vanno le pile. Tocca trovare la pila. Allora troppo questo. Mi tengo lo Steyr Scout. Questo è 7.62x39. Sti cazzi. E pompa pure devo droppare. Madonna che cazzo di... Ragazzi! Ragazzi, fermi tutti. È arrivato Adolfo Gomotta. Vai, è l'ora dello zabbaio. Vai, tangia. Adolfo Gomotta, ragazzi. S-
senti, secondo te si possono trovare delle batterie in questo posto del cazzo? Basterebbe una batteria con il... No, ragazzi, con il mirino termico ammazzo tutti quanti. C'è una strage, cazzo. Sarebbe bello poter radunare tutti i Dader qui comunque. Perché non entrate sull'isola e venite... Entrate su DayZ e venite su questa cazzo di isola, facciamo una mega base e distruggiamo il server. Sempre stato il mio sogno da quando streamo, porco Dio. Ho sempre voluto radunare gente della chat per buttare giù i server dei giochi. Andare dall'altra parte. Voglio andare dentro il recinto con la... Ah, eccolo. Cosa c'entra? Sto piacere per essere un momento con voi. Mi tocca andare a studiare. Che vai a studiare? Ma che cazzo dici? Ma perché studi? Non serve a niente. Aspetta che adesso arrivano i politici in chat. Studiare è importante, ma cosa dici, coglione? Poi diventi come il datone. Dai, raga, un altro fucile di Cristo. Questo poi è intatto. Senti, io troppo il Mosinaga. Fanculo, Mosinaga, te di merda. Tiene solo un colpo. Sei un ingegnere informatico. Ragazzi, va cagato in testa a tutti. Vi ha cagato letteralmente in testa. A me che cazzo me ne frega? Ma che c'entro io nelle vostre discussioni? Oh, io sono imparziale, non dovete mettermi in mezzo ogni volta! Sucate e basta, cazzo! Un'altra pistoletta. Madonna, ma qua è pieno di roba, regà. Lord Whalen asked me, salve elevato presidente e elevato futuro presidente. CEO di Twitch. Cosa ne pensa di chi dice che studiare non serve a nulla? Visto il suo grande linguaggio latino, salve Lord Whalen, chi dice che studiare non serve a nulla è un ignorante. Sì. Senza studio non avremmo la grandezza dell'impero Roma romano. Sì. E maestosità della nostra lingua latina. Cosa stai dicendo? Studiare è potere e il potere è tutto. Anzi, chi non studia merita di perdere ogni partita. Ma cosa c'entra col calcio? Godo. Ok, allora ci sono un miliardo di cose qua. Ho trovato la stanza del tesoro praticamente. C'è tutto qui. Quindi, ok, quindi quando verrò qua a lootare... Madonna. Ah, questi l'ho droppato io, niente. È tutta una cazzata. E si può andare anche sopra. Madonna, se trovo le batterie del visore... No, qua non credo ci siano batterie. Queste non so le stanze del prigioniero, però. Ma sto coso, se ci metto la batteria, funziona? Cioè, posso parlare nel gioco? Io la terza media pure conosco gente con la laurea che è ignorante come la merda. E forza!
Anche Protection Pala la terza media. Infatti non mi sembra. Mi sono fermato alle superiori, strunz. Quindi c'è la terza media. Ma non è un'offesa, che te la prendi sul personale? Scemo. Vediamo un po' che c'è in questo parchetto. Quanti rosiconi in ciò. What the fuck am I doing here? And like, who are these people? Ho trovato il caricatore del puzzo. Savero. Che colpi ci vanno dentro? 5,45 per 39. Non ci, no, dai, non mi dica. Beh, mancano. Mancano pro. Mancano proprio quei cazzo di colpi di merda! Ah, eccoli, godo. Tra l'altro sono bagnati. Mio padre. Un altro. Sì, va bene. Un altro cazzo. Ma, uno, due. Più il Winchester. Winchester con calibro 357. Che non ho e non ho spazio. Guarda, sono tutti buttati. Pensate. Bella Joseph, bentornato. Grazie, caro. Non so perché mi sono abbonato. Volevo. Avevo letto Palestina. Pensando fosse un canale di divulgazione geopolitica. Invece c'è scritto Prenesti. Bella Happy Peppe, benvenuto, grazie del follow. Ma poi che hashtag è hashtag Palestina nei tag del canale? Cioè, perché? Oh, regà, cioè, ti giuro, ho trovato un miliardo di batterie in tutta la mappa, non le trovo in questa carcere di merda. Un altro cecchino, ma non è possibile. Comunque, st'isola iper mega worth. C'è qualche altro posto che potrei vedere dentro st'isola di merda? Sette. Vogliamo iniziare ad usare un po' le armi oltre che a raccoglierle? Se questi figli di puttana non camperassero sui tetti lo farei! Che cazzo gli devo dire? Comunque io gioco da solo, porta rispetto. Tu giochi con l'amichetti tua, siete tutti lì, tutti insieme come i ratti. Io vado in giro da solo, porta rispetto, guardatoni! Non è facile giocare da solo, eh. Voglio trovare le batterie per metterle sul mirino termico. Che secondo me è una svolta totale. Uvv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 
Poi non ho una base, non... è prima una scritto. Vabbè, non te la sei neanche costruita. Allora, mi serve un tizio in chat che spiega agli altri come si costruisce una base, perché secondo me è molto complesso. Servono tante persone. Ma vi ho mai raccontato quando su Ark, ragazzi? Adesso vi racconterò questa storia. Come tutti ben saprete, io ho 1400 ore su Ark. Ne ho passate 600 in un server ufficiale, quindi con tutti i per, quindi il farming, il taming degli animali, tutto quanto, era tutto quanto a zero, o a uno, insomma, a uno. E non c'erano moltiplicatori, quindi tu prendevi la legna e ne farmavi un tot, ok? E ci mettevi un botto per fare le cose. Infatti in 600 ore abbiamo fatto una fatica bestiale, ma mi ricordo che nella prima parte di questa avventura... tipo le prime 20 ore le girammo a cercare un posto dove fare la base. Ne trovammo uno che trovai io, mi pare, in mezzo a due collinette, e dissi: qua costruiremo la nostra base. Voi non potete capire l'ansia di costruire una base in un server ufficiale, in un gioco survival completamente PvP, con la gente che già era nel server da mesi e già c'aveva tutto, e giravano per l'isola con i dinosauri, con i tirannosauri, con gli spinosauri. Noi non so come cazzo facevamo, ma riuscimmo a costruire velocemente tutta la base con un po' di mura intorno e la chiudemmo, farmando un botto, eravamo tipo in quattro. Ci abbiamo messo veramente tanto, regà. E tutto il tempo siamo stati con l'ansia che qualcuno arrivasse mentre costruivamo e ci ammazzavano. È successo che qualcuno arrivasse... ma per fortuna erano buone persone e non ci hanno mai ammazzato, non ci hanno mai voluto distruggere tutto. Alla fine niente, riuscimmo a mettere le basi per la base e facemmo le prime mura di pietra. E i primi nostri nemici, che poi alla fine hanno fatto quittare dal server, si chiamavano i Power Ranger. I Power Ranger, che erano questi tizi che andavano in giro a raidare le basi. E la prima volta ci raidarono, ci distrussero la base, ci fecero delle buchi nelle porte, ci fregarono tutto quello che avevamo e se ne andarono via. E ci prendevano per il culo nella chat del server. Tant'è che noi chiedemmo aiuto ai forti del server, alle tribù alfa, che andarono in giro a setacciare la mappa e li trovarono e li fecero quittare. Usai la carta diplomazia. Aspettate un attimo. Cos'è? Ma vaffanculo, coglioni! Andate a fanculo!
C'è un tizio, raga. L'ora dello zabbaione. Com'era un Dadaer? Era un Dadaer! Com'era un Dadaer? Ho ammazzato uno di noi! Porcacci tua! Aspetta. Io vado avanti così, raga. Hai ucciso tutti. Stavo per aprire il microfono, ma quando si tratta di sparare i coglioni sei forte almeno. Ma non era duttile, ma non è vero. Ma duttile se sarà fambide da 3 ore. Ma che sta a dare retta a duttile, porco due? Sì, ma vaffanculo. Ma non è duttile! Oh, raga, se siete voi ditelo però, ditelo, sto arrivando, non spararmi. Allora. Abbiamo più cose rispetto a prima. È un po' come nella vita. Quando si distrugge tutto, poi si rinasce più forti. Oppe forti. Hola. Grazie Fabio, benvenuto, grazie al Prime. Mo devo mettere sto cazzo di telescopio sopra il fucile, sennò mi incazzo come una bestia. Che munizioni monta sto coglione? Fammi vedere, va. .308 win. E chi cazzo ce l'ha? .308 win. Ma che munizioni so?
Ok. Tra 15 minuti il server va on. Osp. Cos'è? È caduto un elicottero. Raga, è caduto un elicottero. Sì, Fabio, lo accetto tantissimo. L'ultimo che mi ha aiutato è stato Peppe. È arrivato, ha sparato un colpo, mi ha fatto infartare e poi si è sparato in testa. Simo Testa fa un raid con uno viewers. Ringrazialo, coglione. Grazie, Simo. Grazie del raid. Ma io volevo fare un po' di roleplay con i nudini. Capito? Ma poi possiamo parlare di cose serie. Ma quello che ho ammazzato era un player alla fine o no? Cioè era uno di voi o no? No. Senti un po'. Invece è caduto l'elicottero qua vicino, vero? Questo stronzo non l'ha trovato sto cazzo di fucile. Ma ti rendi conto? Bella Ludos, bentornato. Attenzione, nella base il nome è scritto Dad. Utile, per favore non piangere. Ma non è vero, dai, smettila. Io voglio andare dove è caduto l'elicottero però adesso. Cazzo, mi piace sto gioco, che rimane sempre la mia passo del wifi. E chi se io sbagli, per favore non piangere, non ci rimanere male. Bastardi. Mo va capito dove è caduto l'elicottero. Sarà dietro sta collina sicuro. Hai mai preso il trenino Ostia Lido? Hai visto che sta de cacio e pepe? Una volta l'ho preso da ragazzino. È andata una pischella, ma mi ha dato buca. Ah, raga, ma va, andate a fanculo!
Sta avviando il server, mo rientriamo. Ma sì che non era utile, ma lo so, raga. Ho fatto 7 km a piedi comunque. Dada, lo conosci? Mi è capitato su TikTok. Glutenfree.pastaincorso.it. Non me ne frega un cazzo. Adesso risponderò così a tutti. Non me ne frega un cazzo. E a Roma volevo farti conoscere un posto dove potevi mangiare gluten free, allora lo sai che te dico, ma vattela a pianer culo sto laziale burino. You kiss me, how you fun you tease me, how you tell you miss, kiss, kiss, kiss. And then, think and bad and never this. I'm your body, I'm not a busy, a little baby, then a brother, da 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 da, right? Na 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 na.
Ma il server è andato off o no? Mamma, mamma, me la di mamma, che big city life, and rock and play my, and I'm starting to run upon all tonight, big city life, thinking about mama ways, and life gone, baby, long di mamma, kiss. Fermi, fermi, fermi! Ma questo è un coglione! Something special! Something special! If I'm not creep! Look me on me. I'm on me though. And that's only on me. No! I'm a creep! Arriva, arriva! Arriva, arriva, arriva! Ma cos'è? Bello questo, con la versione de- hardstyle. I never want it to me. I feel it's of the dress, it's under the preface. I don't want to reflect it to me. Put under the pressure of walking in your shoe. And every second I take is another mistake to you. Cos'è? Che cazzo è? Ma non ha senso. Ma non ha senso così forte. Bella sta playlist comunque, mi piace. Ci sono tutte le versioni arzali di sta musica. C'è anche questa roba qua. Oh fortuna, Carmina Burana. Cioè?
No, oh, dai, pure questa hanno fatto in hardstyle. Ma che cazzo dici? Ma come l'hanno fatta a fare in hardstyle, scusa? Ma non è hardstyle questo? Ma cosa c'entra però? Hola. Bella Frasti. Ma perché c'è un sassofono? Bellissima comunque. Ah, Timmy Trumpet, ok. Ma è bellissima! E riparte. Dai, bellissima, oh! Fermi, sentiamo questa. Questa è un meme, però. Ma non può, non ci può essere la versione art style. Ma come la fai? Arriva, eh. Vabbè, ci sta. Vabbè, è un po' stock sta base, non è particolare. Headhunters, di solito è un pazzo Headhunters. The Flame Inside. E Dante è italiano, tra l'altro. Mio padre. Ho fatto la... Ma questa però è una canzone originale. No, ma non ce ne frega un cazzo delle originali. Voglio sentire i noise controller che di solito fanno robe assurde. Loro di solito fanno tremare il pavimento. Siamo ultimi in coda! Let's go, Ski!
Ok, basta, se no non sento un cazzo. Ok, abbiamo, siamo Lord, siamo ritornati sul, sull'isola, sulla terraferma. Abbiamo fatto il pieno. Mi sarebbe piaciuto andare dove è cascato l'elicottero. Però ho molta paura. Non vedo l'ora di guardarti rullare per gli altri 30 minuti. Ragazzi, io non ve l'ho mai chiesto. Fuori da Twitch, in che lavoro mi vedreste bene? Dici, questo è proprio calza bene per lui. Magazziniere. Perché magazziniere? Benzinaio. Macellaio. Ma scusa, ma questa è una base? Panettiere, psicologo terapeuta. Bello psicologo terapeuta, ma devo un po' studiare, mi sa. 5 anni. Ciao, Lenny Patti e Antonio il 2. Su Rai 2 a flexare le tue due lauree mentre fai Ermeteo. Antonio, grazie per il follow, benvenuti. Vorresti che chiedo un euro fuori al supermarket? Guarda, qua sotto purtroppo c'è sta un pischello che chiede sempre i soldi. Potrei aiutarlo. Poi ci stanno quelli che si mettono a fare i giocolieri. Non so se nelle vostre città ci sono quelli che fanno i giocolieri al semaforo. Avete mai visti? Qui a Roma è pieno. Padova non ci stanno. Qua a Roma è pieno, regà. Si mettono ogni volta che scatta il rosso. Arrivano, sono ridenti. E si stanno a fare così. E poi col cappello passano davanti alle macchine. Che li vorresti tirare sotto, Porelli? Comunque non devo lootare un cazzo, basta battute sul looting, non looto niente, sono pieno. Adesso si va a combattere. Prossimo obiettivo, Komarovo. Komarovo te sfonno. Vabbè, non è molto diverso da quello che fai tu e poi ti diamo due spicci noi. Meglio tu spicci a me che a una che te la darà mai in tutta la vita tua. Sessista. Non è vero! Eh sì, c'ho i miei tempi. C'entra l'essere sessisti. Zitti, 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 zitti un attimo, fermi, fermi, non, fate, non scrivete, non digitate un attimo. Su, cacichi, fammi grattare i coglioni.
Ma si può spacciare su DayZ? Sì, te puoi spacciare per un coglione. Che schioppano i mouse, cazzo. Oddio, porco. C'ho l'acufene, non dormo più la notte per i cazzi vostri. Chi è che ha scritto salve? Non fa ridere, non c'era nessuna battuta. Cosa cazzo ridete? Non fa ridere! Non è divertente! Ci fosse stato un evento, dici ok? Grande Gabriele Giallo, benvenuto, grazie al full. Vabbè, però sei tu il nome, perché io devo dire io? Dillo tu. Acufene semplice, per risolvere devi farti la doccia coprendo orecchie. Per non mandare l'acqua, poi devi prendere il tuo sburro e metterlo come crema nelle orecchie. Funziona, die. Pensa che il tuo sburro non ha mai visto una tonsilla. Questa è molto sottile, eh. Arrivaci. Perché se si sa... Daddy. Maradona on top. Team di Ita che mi aiutano, anti-raid ci sono. Ricompenso bene. Ragazzi, dovete scrivere in inglese comunque nella chat di gioco perché vi bannano. Scusate, ho preso un prestito Nanni. So serio. Comunque, Diane, nelle serie trovi di queste cittadine si possono trovare semi di marijuana. Che se li pianti ti fai le canne e poi li vendi, non scherzo. Non insultare però, Ma che vuole sta gente? Che fai con la marijuana? Scusa, che la compri a fare nel gioco? Che benefici ti dà? E allora perché dovrei prenderla? Vi chiccano se scrivete in inglese, raga.
Allora, facciamo un attimo il punto della situation. Dobbiamo trovare una città. Dobbiamo trovare delle persone da ammazzare. Iniziare a dominare il server. Bisogno degli alleati. Perché il tuo peggio... non è Fenrir, ragazzi. È un personaggio casuale, mi ha dato il gioco, imbecilli. Prima di tutto bisogna trovare dei player, è la parte più difficile. Per ora ti dei sopra. Eh? Devo andare a Zelegonsk. Ma chi te se incula? Io non ci arrivato là sopra. Qui devo andare! Ma a fare che cosa? Che sono pieno di roba! Ma questo è un coglione! Lì devo andare. Mi posso mettere la roba sottoterra e poi la posso recuperare. Ragazzi, scrivete sempre in chat, ma non fate mai un cazzo. Io non va mai... Oh, l'unico che ho visto in gioco è Beppe. E poi si è ammazzato e ha detto vado a magnà. Basta, ragazzi, non ci sono mai stati. Per me non esistete, non siete... Non esistete, non c'è nessuno di voi. Siete tutti dei qua qua qua. Mi dispiace dire questa cosa perché, cioè... Ciao Dashi. Ma perché devo venire io in base da te, Chiki? Dimmi dove stai. Dimmelo. Vai, Chiki. Dove stai? Qui! O qui? Stai qui! Ma chi cazzo te sei in culo? Ma posso venire fino là? Siamo Chiki, va? Chiki. Questo Chiki, guarda dove sta. 10 chilometri, ma tu sei pazzo? 10 chilometri ci metto una settimana ad arrivare. Vogliamo andare da Chiki, ragazzi? Ci facciamo questa avventura. Ah!
Palese ti fa un imposcata. Imposcata, ragazzi, con la P. Mi raccomando, continuate così. Mi raccomando, fatevi leggere da tutti quelli che non scrivono mai in chat. Ma io mi domando, siamo 1500 persone. Ma perché non scrivete tutti a 1500 in chat? Tutti quanti devono scrivere. Nessuno vi mangia, non ci sono data, Ez. Non c'è una community cattiva. È sotto. Zitti. Okay. Merdozzo, porco di. Ragazzi, vi posso cantare? Garibaldi fu ferito, però con l'imitazione di Mr. Flame. Non lo faccio. Stavo per fare una cosa grevissima, però meno male che non... No, non lo faccio, dai, non lo faccio. Era un po' greve. No, non lo faccio. No. Ma chi è questo? Erbangla? Erbangla, Erbangla Kinder Torpigna. Chi cazzo è Erbangla Kinder de Torpigna? Ah, Erbangla Kin de Torpigna. Ma chi cazzo è? E adesso c'è qualcuno qua dentro. E c'è qualcuno per la pistola di merda. Cos'è? Carne di maiale in scatola. Tu mangi carne di maiale in scatola? E beh, il manzodino, no? No, che cazzo è la carne di maiale in scatola? I wurstel. Ma te pare che mi metta a barbettà? Ma non sta mica così cattivo. Che penso sia denunciabile. Ah, e poi vi vorrei raccontare quest'altra storia. Il mio bullo, proprio quello top, il bullo alfa, balbettava. Non è una brutta idea gli omogenizzati Plasmon. No, non è meno bullo perché balbetta. È che sono traumatizzato dai tizi che balbettano perché mi ricordano il bullo delle medie che balbettava. Mi diceva sempre porco dio, ti ammazzo. Cioè, sempre così. Vero.
Dai, raga, è stato a fare nickname troll. Mo chi cazzo è? Sto uscito scemo. Ma poi sto uscito scritto in giapponese. No, no, è SH, sto uscito. Ma io non ho capito, ma per il follow c'hai 10 minuti di attesa o può scrivere subito? Dove hanno sparato, chat? No? Aspetta, ma la respirazione cambia da sesso a sesso? Let's go. Io non capisco questa cosa del sessismo, porco disco. Ma perché non mi compaiono nei tassi rapidi di sotto? Che ho premuto? Dimmi un po' che tassi ho premuto. Mamma mia. Mister F F F Flame T Testa A F F F A un Rai I ID con 123 V Viewers Ring G Grazialo C C Coglione. Tira pugni. Come si chiama Mr. Flame di nome? Flame, so dei fide puttana in chat, io non c'entro niente. Dai, raga, come cazzo si chiama Flame? Ed ecco a tutti come iniziò il Dadagate volume 1. Sì, ma che cazzo c'entro io, mo? Vi giuro, so anni che sto cercando qualcosa da dire a Cerbero, in modo che mi chiamano e dicono c'è una notizia. Tipo Nanni si era inventato che i cose che avevano, cioè pur de fa l'ospite da Cerbero, Nanni si era inventato che hanno mandato le proposte per fare i casino, no? Quindi loro l'hanno chiamato. A me m'hanno mai chiamato, oh. Come invento? Che cazzo non so, me posso inventare? No, non vado sotto al loro studio. Manco mi ricordo dove cazzo stava. Che marma de merda. Tranquillo, con tutto sto sessismo e maschilismo che hai tirato fuori oggi, sicuro ti invitano. Sì, vabbè. Ma io non ci voglio andare per farmi via per culo. Cioè, nel senso, voglio andare là perché mi piace parlare di cose intelligenti. Che ne so, c'è sta qualche cosa che è successa. Tipo anche il gate dell'RP, no? Porco due, quanto cazzo. Ci ho giocato per un anno, cazzo! Per un anno! Io poi ho riflettuto su sta cosa, non ho mai guardato così tanto una roba su Twitch come il Cerbero Podcast, mortacci loro. L'altro giorno mi sono recuperato tutti i video su YouTube, oh, tutti.
Mi sono recuperato Rubino. Mi sono recuperato Donali. Mi sono recuperato un vecchissimo litigio tra Giocherigno e Nezak. Che poi non era il litigio. Chi è Donali? È un tizio... un pazzo. Un pazzo. Vabbè, un po' meno, Andreotti. È il cane po' fuente che va sopra la gente. E il cane po' fuente cammina sopra la gente. Non riesco a capire come possa essere considerato intelligente il Cerbero. Fa ridere che ci siamo un hater in chat ed è Rice, tra l'altro, che è uno dei top donator del canale. È una cosa assurda. Ciao Seraf TV, bel follow e soprattutto Vel Jester, che secondo me non è italiano. Welcome! Welcome on the channel! I hope you enjoy the gameplay. I'm playing DayZ and yes, I'm one of the most important streamer in Italy. But I can also speak English if you want. If you need any information where you are playing and how to chat in my chat, just say hello. Oh cazzo. Oh Cristo. Ma che base è? Ma che cazzo stanno a costruire lì? Ferma, Deo. Okay, let's do this. I know that in the entire Twitch there are not so much streamer playing DayZ, and you are here because you like ASMR that this game can give you with white sounds, brown sounds, and everything inside the game, like animals, forest, wind, rain, thunder, walking. So, but you cannot understand Italian because we speak Italian. Everyone in the chat speak Italian, and I speak Italian, so you cannot understand. But I can give you a chance if you say something in the chat. I can speak English for you. In Italian and English. Go. Okay. Because I like to speak English. Sì, parlo inglese. Per cambiare la lingua predefinita, vai al menu delle impostazioni nella Alexa. Clicca su dispositivi, trova e poi puoi selezionare la lingua. Puoi anche chiedermi come dire qualcosa in questa lingua, come per esempio Alexa. Mi dico ciao nell'inglese. Ma non ho detto mai la parola A con la A. Perché è partita? Comunque lì c'è una base giga enorme. Io non mi cacco addosso. Cioè non voglio andare lì. Voglio andare da Shiki. Nicolas mi dice la canna da pesca infilala nel culo. È un pensiero profondo. Si sente basso.
qual è il problema dei 7 chilometri? Saranno 7 chilometri di puro intrattenimento con il datone che dirà le sue, racconterà le sue bellissime storie sui videogiochi e nella sua vita, nelle sue esperienze tra bullismo. Madonna, sono tagliati anche male, Ale. Sei un coglione. E alza il volume. Questa è un'altra base del cazzo. Madonna, ma questa è una strada. Ma stanno costruendo il puzzo qui. Madonna di Dio. Via, via. Oh, te sto aiutando con uno nuovo che parla inglese. Almeno sii gentile. Chat, what language does he speak? He's a very strange guy. Ragazzi, vi rendete conto che voi avete fatto scappare il narratore X? E Gislow. L'avete fatti scappare, literally. Mad, è vero, Mad Zato, ricordi Mad Zato? Abbattana, affanculo. Mad, che fine ha fatto? Mad, Noize BT, dove cazzo sono finiti? Stavano sempre qua, i primi arrivà. Cioè, stavano qua solo per quel cazzo dei Voices. Quando esce a 1.0 riporto, non ti preoccupare, ritornerà narratore, ritorneranno tutti. Mad Menzano si chiamava. Tra 3 anni, dici? No, dai, la 1.0 esce presto. Ciao, follow. Ma perché mi dice, mi dà il simbolo che sto frasico? Ma che cazzo vuole? Cosa, ragazzi, è una lunga storia, ma di base semplicemente Cosa è in protesta per delle cose sue e quindi non viene in chat, ma mi scrive sempre, è su Discord, ma le live non le segue più. Però c'è, eh? C'è su Discord, su Telegram, no, su Telegram sai che è uscito. Ha fatto sta cosa, è in protesta, è come se fosse fuori dallo stadio, capito? Come tifosi che non vanno allo stadio. Coso, mi manchi. Ti voglio bene. E che cazzo ne so, a protesta di cosa? Non lo so, si era messa a protestare per delle cose. Non lo so, ma ha spiegato. Di base... boh, cose sue. Non me lo ricordo neanche più, direi cazzate. Cose, coso su, vabbè, così. Cose di coso. Ma su lui su Discord c'è, eh? Ogni tanto ci sta. Poi mi pare che si sono pure incontrati con Evi l'altra volta. Che è venuto a Roma, non mi ricordo chi. Si sono beccati.
Sì, il motivo sono io, ovviamente, coglioni. No, scusa, coglioni no, dai, riporto rispetto alla community che mi dai i soldi. E... no, sì, il motivo sono io, il motivo della protesta, ovviamente. No, madonna, mo' iniziate a tirare fuori teorie assurde. Ragazzi, io se vado su Discord, cosa ci parliamo tranquillamente. Ma mi scrive anche in privato, mi manda dei meme, delle cose. Non c'è nessun problema, eh. Cioè, non ho nessuno screzio con lui. Sì, infatti, se andate su Discord ci potete parlare, glielo potete chiedere. Coso, alle diva, stai facendo fuori tutti i miei amichetti. Ma la vendetta va servita con calma. No, ma le diva è un pischelletto. Alle diva sarebbe tutto il giorno sul canale, secondo me donerebbe anche 5.000 sub se giocassi a Fortnite. Ma appena togli Fortnite... Yeah, go! Oddio, appena togli Fortnite sparisce. Era tavolone. For Force. Ho scoperto che non è italiano. Ma ragazzi, non ho mica detto niente a coso. Ha una sua idea. È una sorta, io la chiamo protesta perché la rendo simpatica. Ma ti passa, non c'è nessun problema. Sì. Dico, vi fate i cazzi vostri, sono cazzi vostri. Ciao Kairiot, grazie del raid. Kairiot, te sta a fa un raid. No! Con uno viewers. Ringrazialo, coglione. Ma perché parla a rate? Sì, in mezzo all'alberi smarmella. Oh, Lord Wellon asked me. Presidente altezzoso, integerrimo e non masichilista, cosa ne pensi di Coso e tutto coloro che abbandonano Dada Cosa? Consigli a Dada per affrontare questa protesta, come la curva fa con lei? Chi abbandona Dada è come chi tradisce la patria. Dada deve mostrare polso fermo, come faccio io con la curva. Non si cede ai capricci. Si risponde con autorità e determinazione. Chi non è all'altezza si merita di essere ignorato. No, scendi. Porco di. Vedi che moro, eh. Bella domanda su Enotria. L'ho messo nel titolo della live, vero? Però ci ho messo un punto interrogativo. Sono stato furbo stavolta. In realtà lo volevo provare per il meme, cioè di base non me ne frega un cazzo. Cioè nel senso sono curioso per il meme, però non seriamente. Ciao il covo di panda, benvenuto, grazie al follow. Io ho finito la demo, è easy. Devo arrivare all'obiettivo da Cichi.
ho litigato con Coso. Cosa devo chiedere scusa a chi? A cosa? Non ci ho litigato con Coso. Cioè, non è una questione di litigio che io ho detto qualcosa. Ha lui scelto deliberatamente da un giorno all'altro di togliersi dal canale. Basta. Posso anche chiedergli scusa, ma non tornerà. Vabbè, allora sucate, merde. No, scherzo, no, scherzo, non si insulta. Sì, c'ha i suoi motivi, ma che cazzo ve ne frega? Mo ce la, mo state facendo gli amiconi di Coso. Ma sono spariti 2 miliardi di altri personaggi dal canale. Non me ne è mai fregato un cazzo. Ma è vero che Coso sta creando un canale Twitch Coso TV per portarti via tutti gli spec? Sì. Non me ne è mai fregato un cazzo degli altri che se ne sono andati. Tipo Raimondo Budello, che fine ha fatto? Di 9 Dani. No, non l'ho bannato, non mi permetterei mai. Come u? No, 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 di 9 Dani, Vin Diesel, stai scherzando? No, ma di base i capisaldi del canale ci stanno tutti. Ah, è sparito qualcuno ogni tanto, ma non so, spariti. Diciamo che molti sono cresciuti, hanno messo su famiglia, hanno figliato, hanno trovato lavoro. James Pog aveva rimesso il follow, lo sai? Aveva rimesso il follow James Pog, cazzo. Però non ha mai scritto. Mi sa che l'ha tolto. Sta da Hank. Non sei tu, Grims. Sono andato a mangiare, sono tornato e ancora non è arrivato da Cighi. Ciao Lopard, benvenuto, grazie al follow. Non c'è l'aereo. Ciao Lopard. Sto mangiando hummus. Buono mi sa l'hummus, eh. Alla base sta precedentemente nella chiesa, mi pare in alto a destra del quartiere. Vabbè, mancano 3 chilometri comunque. Buono. Le macchine ci sono, ma le devi riparare. Non è facile, devi metterci i motori, le cose. Porco disco, mortacci tua. Sto cane de merda. Cazzo. Chi c'è?
Ma è possibile che ci siano anche cheaters? Cioè che tipo ti mirano automaticamente in testa? Davvero? Ok. No, tutto a posto. Cioè il wall lock e l'aim lock. Davvero? Ma perché il tizio che mi ha ammazzato nel tendone prima, quando sono morto all'inizio, mi ha insta killato. Non mi ha dato neanche il tempo di mirarlo. È possibile che avesse avuto qualcosa? Non mi ha dato neanche il tempo di reazione. L'ho visto, stavo per mirare, sono morto. Quest'estate fare la seconda run di Summer Car potrebbe essere divertente. Però di solito le seconde run non rompono il cazzo. Porco di. Dash secondo me si divertirebbe. Ma Dash ormai sta giocando a Sea of Thieves, ragazzi. È diventato un pirata. Arr. Il dito medio. Boh. Ma Chiki ci sei ancora? Magari ha slogato K-E-K-W-B-O-O-M. Quest'anno mi bocciano, ho bisogno dei consigli di Dada. Mi bocciano? Che vuol dire? Ma perché, quanti anni ha mo sto tizio? Inna sborra, quanti anni hai, porco di? Smetti la gomotta! Comunque non ho incontrato né un lupo né un orso. E ho fatto tutta la mappa a piedi, cazzo. Io sono stato bocciato per le assenze quest'anno e ho 21 anni. Ma sei scemo? Ma che 11, Ninna Sbora, ma non è 11 anni, non sanno scrivere i ragazzini. Ciao Tommasino, grazie del follow, benvenuto. Se lo ripeti altre 10 volte forse mi convinco a giocare Sea of Thieves. Però è una rottura di coglioni secondo me Sea of Thieves. Scusate, potete fare un breve sondaggio in chat? Sea of Thieves sì o no? No no, così per vedere come va. Mentre gioca a DayZ, tra l'altro, quindi tutti vogliono vedere DayZ. Vai vai. No 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 no, ma col sondaggio proprio pull, eh. Vediamo che succede. Non scrivendolo, dovete premere il tasto. Aspetta che mo lo fanno.
Fai il sondaggio, Dashi. Aspetta, mo lo fanno. Che ne sai, Michael? Dashi. Non sa far comando, chat. ma perché sta al tabato il Pepega, capito? Non riesce. Eccolo. Vai, votate, chat. Fai vedere. Manda da fanculo, non ci credo mai, anzi. Madonna, che buciardi, cazzo. Che buciardi. Sì, caro. No, Dashi, non l'ho visto il DLC di Scimmia Isola. Ma perché hanno votato solo in 90 persone? Su 8000 spettatori? Dovete premere letteralmente un tasto, non vi scala soldi, non abbiate paura, eh. Dai, attabbate un attimo e votate, mortacci, dai, su. Ci avete ancora 8 secondi. Cazzo. Qual è la chiesa? Scusami. Qui deve arrivare. Tantissimi, Donato. Grazie, Rice. Grazie ai 5 sub. Non esistono più i Dadaors di una volta. Avete reso un sondaggio utile. A Schemmone e io avevo solo votato. Che cazzo vuol dire? Hai votato e ti sono partiti 5 sub? Ma che cazzo dici? Vai al Cerbero, segnala la cosa. Mi fa paura sto coso, ci, sto posto, Chichi. Se moro qua a 800 metri da quella base di merda, io ti banno. E poi tiro una testata nucleare nel server. Solo 100 utenti attivi e 200 lurkers. Vabbè, normale proporzione. Bella Taras, grazie al raid. Difficilissimo. Chichi, tranquillo. Se ti banna perché lo fai ammazzare dopo 7 km a piedi, rimarrai un dio di questa chat. Tuga. Fai riuscire a scrivere tutti quelli in chat presenti è veramente un'impresa. Oddio, pensavo fosse una persona. Forse ci riuscirei solo se avessi due tette enormi e fossi molto ammiccante. Grazie profilo utente, grazie del follow. Raga, siamo arrivati, eh.
Lopard, ma sei un amico di Shiki? No? Siete lì? Sì, mi devi dire se sei lì, Cristo! Chiki Cecchino, ti prego, fallo da eroe. No, Shiki. No, Shiki. Porco Dio. È questo. Shiki, devi venire qua. Mi devi dare una mano. Mi devi far entrare, Shiki. Shiki. Cosa non siete voi? Merda, ho trovato un fucile. Un Rudiger. È buono? Ma perché c'ho sta pistola per cazzo? È buono quel fucile! Cos'è sta cosa? Chiavi per manette. Ah, devo liberare proprio gli spazi così. Merda. Da dove ti posso scrivere il codice per entrare? Bella domanda. E dove me la può scrivere? Cioè, su in privato su Instagram. Privato su Instagram, dai. Così mi metti pure il follow. Come ti chiami su Instagram? Dai! Sei Gianni? No. Ma che è sta roba? La grandine in bianca Torino, ennesimo nubifragio, ha colpito il capoluogo piemontese accompagnato da grandine intensa. Porco due. Che disastro. Ok.
porta è aperta. Come la chiudo mo? Ma porco due, ma quanta roba ci avete? Ma non ci avete un cazzo, siete vuoti! Sono... Ah, vi hanno... Vi hanno raidato! Bel modo di scoprire che siamo stati raidati. Vabbè, GG, dai. E io qua che cazzo dovrei famo? Cioè, butti la MK2 a terra per prendere il Ruger? Da quanto giochi? Poco, perché nessuno me l'ha mai fatto notare. Io chiedo sempre. No, Andras Wolf è incazzato. Grazie al follow comunque, Andras. È incazzatissimo Andras Wolf, ragazzi. Bella patata, patata, bella, bella patata. Che non sei altro. Sì, ma adesso io non mi fido a lasciare la roba qui. Scusa, siete stati redati, siete delle merde. Ciao Andy. La MK2 è la migliore pistola per killare zombie e usa 22 di calibro. Prendi i colpi dal Ruger e fallo volare. Ma io non voglio ammazzare i zombie, voglio ammazzare gente. Anche questa comunque è calibro 22, qua dice. Ma non c'è niente qua dentro, è tutto vuoto. Vabbè, c'avete un po' di nastri adesivi, vanno lasciato. La pistoletta del cazzo. La KS, la sega, il seghino. Caricatore, usurato, una pistola, Makarov, un po' di munizioni sparse. Raga, si infatti 10 km per nulla. Raga, allora dovete far bene questa base. Mi dovete spiegare come cazzo se fa una base e dobbiamo farla meglio. Cosa vi serve? La legna? Che vi serve? Ma poi, scusa. Uno si abbassa, passa lo stesso. Non passa. Ma che hanno fatto entrare? Scusa. Se può scavarcare. C4 con il legno easy. Perché ci stanno materiali più forti? Sono passati da destra. Io non l'ho vista da destra. Da qua. Ma qua è chiuso. Oddio, non l'ho viste le basi di metallo fino adesso. Ansia essere dati, ragazzi. È proprio un'ansia enorme, cazzo. Io non ve lascio un cazzo.
Cioè, che cazzo, ma mi sono fatto un culo, arriva fino a qua e ve lascia la roba. Siamo bene, devo prendere le munizioni, devo più forte di te. Big bro. Big bro. Big bro. Che cazzo si apre? Vabbè, sti cazzi, tanto non ci vede niente. Aspetto qua, dai. Dieci chilometri per scoprire che quelli che mi volevano ospitare sono stati redati. Terry, sarebbe bellissimo trovare una batteria per quel mirino enorme, ma non le trovo. Sono tre ore che le sto cercando. L'ho trovate sempre poi le batterie. Sì, ma ora io sono terrorizzato dal fatto che potrebbe arrivare qualcuno da un momento all'altro a spaccarmi la faccia. Se questi vanno raidato, chissà che cazzo d'arsenale c'hanno. Ma te avevate lootato prima di essere raidati? Raga, io alle 8:30 stacco, ve lo dico, eh. Oggi ho fatto una live di mezz'ora più lunga. E non fate battute del cazzo! No, è venerdì sera! Sembra lontanissimo. È lontano, a me non mi pare, eh. Sembrerebbe in quella direzione lì. Là c'è una base. Stanno redando quella base lì. Oh, cazzo. No, ragazzi, da solo non vado a redare. Diego! Da solo non vado a redare le basi. Siete pazzi, siete folli, siete pazzi. No, no, da solo non vado, raga. Le basi intere! Non ho neanche le granate, non c'ho niente per buttarla giù. Oh, sto pieno di roba, non ho neanche il puzzo vuoto. Mai 40 anni. Ok. Vediamo Andre che dice. Andre, Andras, visto che sei entrato e ti sei incazzato.
Cosa faresti tu nella mia situazione? È andato via. Se sento un altro sparo, capisco se sono lì, dai. Ma come fanno a vedermi, dai? Il bello di questo gioco è anche morire. No. Non col culo mio. No, il sabato non stream. Ma capito? Ma non sparano più, cazzo! Non sparano più, come fai? Bel posto dove costruire una base, comunque, complimenti. No, ragazzi, non mi voglio far vedere. Ho lootato troppo, c'ho troppa roba, c'ho un sacco di armi, c'ho munizioni, cibo, troppa roba, non... Sono morto appena iniziato dalla live, non mi va di ricominciare da capo, capito? Avrà sparato uno zombie, dici? Per quello non si sente più, eh. Raga, ho visto il movimento lì. Giuro che ho visto il movimento lì. Quella è un'altra base o sbaglio? È una base quella.
Va bene, chat, sloggo qua. Mi raccomando, Ciki, rimetti a posto la base, eh. Voglio fare un fight all'altezza. Non voglio prenderlo in culo, non voglio morire dal primo stronzo, voglio combattere per bene.